Ci siamo. Allora, un attimo che devo mettere volume. Perfetto. Ci siamo. Buongiorno a tutti, broschi e sischi. Un'altra puntata del Monty Python sul multi di Ambushu, bro. Oh my god. Prendiamo un po', prendiamoci un po' di puntini. Appara! Albaci! Belli tu sta Arielli già la prima mattina, così. Calma! Sto skill based matchmaking, mad fa. Bello tosto. Bella Drew, 3 like. Come stai Drew, t'a posto? A posto Brotherhood. Ok, ci sono già i tryhardini alle 9 del mattino nel multi. Not bad. Wow. Perfetto. Vai bro. Ciao Drew, tutto bene dato? Tutto a posto. Sto cercando di livellare le armi per poi farle camo. Ho livellato tutti gli assalti, due mitragliette. E boh, così almeno c'ho tutti gli accessori, eccetera, poi posso chillare a farle camo. Ma quelli che dicono che tu usi trucchi, che problemi hanno? Non lo so, secondo me ne hanno più di uno. Così, tanto per dire. Tanto per dire, eh! Antonio, grazie per like, bello! Oddio. Bye, bro. Allora, l'hai provato il gioco nuovo, Drew? Ah, che bello, vediamo sto pushatore seriale. Che tecnica! Mamma mia, te sei un pro players. Ma di quelli proprio delle World Series, motherfather. Toste anche. Godo. Minchia, mi ha trivellato. Ho visto che l'altra sera sei passato. Hai visto un bel bot. No, no, no. Ma come un bel bot? Mi dissocio. Oggi mi ci metto sul nuovo. Bravo, Tato. Non mollà, non mollà. Continua così. Minchia, ma tutti Optic Predator? Tutti Optic Predator, raga. Ciao. Ciclabertu. Buongiorno, secondo te conviene comprare il CD per la console o scaricarlo dallo store il gioco? Ma scaricalo dallo store, Antonio. Pensa che nel gioco fisico praticamente c'è un codice. Cioè, il gioco fisico è un codice perché tu non puoi scaricarlo. Pesa 78 mega il CD, perché poi ti fa scaricare il gioco, quindi non ha senso. Prendilo digitale e via. Easy. Se invece ti piace, sei tra virgolette un collezionista, ti piace avere dischi in fisico, compralo. Alla fine è bella anche la copertina, il packaging di MW2, molto bello.
Spostamento, state pronti. Porco due. Vediamo silenzio di tromba. Ah no. Prego Antonio. Buon divertimento, cazzo. Goditelo tutto. Ehi, oh. Ma perché mirano tutti me? Che c'ho scritto stronzo qua sopra? Proprio illuminato in viola? Non capisco. C'ho proprio la scritta. Guarda. Fate una fan. Non puoi ripiccare in sto gioco, bro. Tranne Montai. Ah, ah! Oh, oh, oh! Oh, attention, attention. Ciao Michelangelo, questa è bella riga. Da. La pagina. Madonna. Vi volevo chiedere delle cose. Long range M4, da vicino MP7 H74U. Anzi, se ce l'hai la MP5, però anche la 74U ti disintegra fra. Anche la MP5. Secondo me è meta M4 e MP5. Cioè meta. Non si può dire meta però. Però anche la MP. No, non ho visto come si sblocca. Il sensore dell'M4 livellando le altre armi, fra, come tutte le altre armi. Minchia, 40 bombe, ma quello lì... Minchia c'ha. Devi livellare prima la tua arma a livello 20 e sblocchi gli accessori di base. Poi per sbloccare i successivi accessori ti dice che arma devi livellare. Tipo porto a livello 20 su 20 l'M4. Bene. Sblocco 10 accessori su 20. Per i restanti 10 accessori c'è scritto livella l'M16 fino al 10 e sbloccherai questi ulteriori accessori, capito? È una concatenazione di livellamento di armi per far sì che si possano sbloccare gli accessori. Spero di essermi spiegato. Vai tra Michelangelo, sono qua anche per questo, eh. Quanto è utile il bunny hop e il jump shot? Bunny hop inutile perché l'ha nerfato. Il jump shot è una meccanica che si può sfruttare. Ciao Nico, buenos dias, muchachone, como estás? Todo bien? Allora, vediamo questo schif quanto lo... Al 3, aiuto. Aiuto! Inlivellabile. Cioè ci si mettono 7 anni e mezzo senza punti doppi, rega. Grazie per il like, Antonio, Nicola, Gabriele, Stefano. Gentilissimi. Tutto a posto, Nico. Scaricato il gioco? Ma funziona la cosa di calibrare, invece non l'ho ancora fatto, bro. Cioè adesso penso livellare, camo, eccetera, poi... Quelle robe lì si guarderà poi su VZ o appena prima. Tanto nel multi sono rotte le armi, rega. Cioè, un'arma che può essere rotta qua magari non lo è. Non lo è su VZ. Capito? Quindi è inutile adesso fare.
Ciao Vito, come stai? Bello mio! No, no, tutto basso, raga. Per avere più FPS. Bello quel jump. Ma qua vincono gli spottini in sto gioco, quindi se io sto fermo in head glitch hai perso. Puoi fare tutti i movement che vuoi, ma se ho un minimo di mira ti... ti distruggo. Vedi, questo qua era fermo, guarda come mi ha distrutto, eh. Ed ora in air, cioè proprio. Vorrei capire come. Cosa fare per livellare lo scudo? Perché devo fare anche questo come mimetica. Lo so, è imbarazzante, non mi avrete mai visto i 2 anni di code con lo scudo. Lo so, è strano anche per me, raga. Prima impressione sul nuovo code, molto bello, ma ha preso molto, è molto simile, tra virgolette, ai vecchi Call of Duty, non contando MV19, ovviamente, perché è un gioco a parte, quello con un movement totalmente diverso. E quindi sono già abbastanza confidence, perché quella COD 4 MV2 come movement, ovvero non ci sono meccaniche, ne sono pochissime. Guarda 74, boh, a casa mica sta, oh, shit di anche sta accesso senza accessori. Vediamo lo scudo. Cioè, per livellarlo, rega, che voi sappiate, mi devono sparare addosso? Sì, è vero. Vi giuro, non l'ho mai livellato in vita mia. Cioè, in MV19, per fare le ultime camo, mi mancavano i lanciatori, il coltello e lo scudo. Mi ero ripromesso di fare tutte le camo in questo. Qualcuno lo sa come si livella o devo fare proprio le kill? Ultima cosa e poi giuro che no. Ma no, ma tranquilli, raga, fatemi tutte le domande che volete, cioè. Fa tutta parte del gioco. Come cazzo hai fatto? Per capire i miei punti deboli su cui migliorare. Ah, tipo coprirmi perché mi si vedeva metà busto. Va bene. Potresti far vedere una classe da poter copiare? Questa. Questa è l'M4. Io te ne faccio vedere anche un'altra adesso. Ancora non sono riuscito a stabilizzarlo per bene. Vorrei accoppiarlo quindi alla K74U a MP5. E questo. Non sono finali a rega le build. Prendetele per giocare. Cioè, tipo questa gli manca un accessorio perché ancora non l'ho studiata bene, capì? Quindi sono già rotte così. Ok. Mi copro le spalle. Metto un sonico. C'è tipo l'assalto che si usa come SMG, la 74U. Io l'ho utilizzata solo senza accessori perché era rotta, raga, ma proprio rotta. Sapete cosa vuol dire? Questo. Che bel gioco di merda. Mamma mia, guarda chi c'è. Oh mio Dio, che emozione. Starsky. Mamma mia, raga. Non sapete che dragone è appena passato in chat. Oh mio Dio. Una cazzo di divinità. Come stai, Tato? Tutto bene? Gioco di merda. Quale gioco? Non è di merda, bro. Di code, quale? Dimmene uno. Forse Bo2 si salva? Vito, che grande, Marchetto. Wow.
tutto bene, bro. Ti rivedrò tra qualche giorno. Io ti aspetterò, sempre. A ogni COD, bro. Sentirti rosicare come un drago. Questa Mevo 2 fa più cagare della mare dei pannolini. I know, bro. I know. Beh, peggio di Vanguard non lo so, fra, Non lo so. Ma mai nella vita ho quittato e basta così. Va bene. Io continuerò a martellare, Marchetto. Non mollo. Ti stalkererò ogni tot mesi. Sai che passo io. Faccio la bussata. Va bene, dai. Mi prendete il mio PC, sistemalo e forse ne riparliamo. Minchia, ma è distrutto, fra? Ancora, non l'avevi gettato nella fontana? Devi cambiare tutto, processore, schede, immagino. Cioè, a me fa 80 gradi, fra, il multi. Penso a te. Devi avere un PC da 180.000 euro per far andare. Lì che devo vendere i pezzi. No, Marchetto, non farlo. Non mollare, bro. Quest'arma è davvero orrenda, raga. Ti aspetterò. So che un giorno tornerai, forse. 5, 10, 20 anni. Sarò qua. Ad aspettare lo Sarsk, bro. Io non lo so. I don't know, bro. Grazie per il like, Vincenzo, Vito, gentilissimi, belli mia. Va bene. Non chiamo un nuovo video a tipo 80 partite. No way, bro. What the fuck are you doing, man? Goffo, raga. Lottatore di sumo. Ok. Devo dire che livellare una mitraglietta in questa mappa è abbastanza arduo, raga. Cos'è che bisognerebbe fare? Mettere o un assalto o un cecchino, le armi più appropriate in base alla mappa. Però io sono testardo, me ne sbatto. Mi sembra un MV fatto da uno che si è fatto due cartoni. Può essere, sai? Può essere. Pensa che c'è una sorta di... Non è bug, è proprio fatto de merda, fra. Che se te giochi in più di due persone ti crasha il gioco ogni partita praticamente. Se giochi con gli amici, fai una lobby da tre persone e ti crasha, 4, 5 ti crasha sempre. Incredibile. Day one proprio abbiamo passato tipo 3 ore in lobby a cercare di startare una partita insieme agli amici, niente, ci dovevamo splittare per giocare.
Mamma mia. Roba demenziale, sì, fra. E poi pensa che le armi hanno anche i nomi tarocchi, fra. Cioè, guarda l'MP5. Lachman Sub si chiama. Il Lachman Sub. Boh. Oh, io non sono un esperto di armi, non ho fatto il militare, ma non penso esista quest'arma. Penso abbia un altro nome, però anche questa mini back, vabbè. Sto male. Sto male. Non lo so, sparo robe a caso, zero mi conosce ormai. Guarda che cazzo sto dicendo, però. Ciao Vittorio! Ciao Tate, come stai? Tutto bene, raga? Buongiorno, buongiorno. Questo è Bison. Dovrebbe, bello! Dovrebbe essere il Bison. La K74 Ufra. Figa, aspetta che te la faccio vedere. Guarda lo Scar. Lo Scar si chiama TAC-56, bro. Lo Scar L di MW2. Il TAC. Sto malissimo, bro. Sto malissimo, te lo giuro. No, lo slide cancel, i bunny hop nerfati, fra. Guarda il bunny hop. Cioè, il bunny hop non esiste, fra. Non esiste. Dropshot è più... Cioè... Posso partorire prima di fare il dropshot. Tutto morto, fra. Movement scappato. Don't exist. Puoi fare dei jump shot. Se proprio... Perché anche se vai di PC o console devi andare di Prime. Sì, questo è Call of Duty Prime 2, raga. Cioè devi girare così. Devi girare così. Cioè loro stanno in mira fissa, raga. Fissa. Fissa. Perché il mio rap spacca, Pratme? In un fight ravvicinato, allora cosa consigli? Oh, jump shot. Jump normale. Se proprio volete fare un bunny, ma è nerfatissimo, cioè. Di entrare in pre-fire, ma bisogna stare posizionati, raga. Si fa bunny, ma... Sei lento come un giaguaro che ha mangiato troppo. Non è questione di prima, anche negli altri erano così. Se trovi la gente posizionata, salute e basta, non aiuta. È vero anche questo, è vero anche questo, Marchetto. Però ti assicuro che la gente sta sempre così, bra. Sempre, cioè non puoi far niente. Vabbè che nei multiplayer, come sai, è sempre così, eh. Poi adesso trovi la gente che gioca per il rato, quindi... No, no, Marco, hanno tolto le classifiche. Non puoi più vedere il KD, bro. E vittorie, eccetera. Non so se lo metteranno, ma... Non ci sono più le stat, bro. Ci credi? Primo Call of Duty, praticamente, che tolgono sta roba. Cioè, giochi così, tanto per... Prestigi manco.
Io ho problemi con l'audio, sento più forte quello dei compagni. Ma dici dei passi? Un gioco nuovo sembra un aggiornamento del precedente. Aggiornamento, dici? Secondo me sono tornati indietro un po'. Non so, Anderson, penso che l'audio era molto meglio nella beta. Adesso, boh, è un po' basso. Poi dipende le postazioni audio dei fa. Ma che schifo, fra. Hai tolto la perk cecchino? Sì, sì, ho messo quella personalizzata, fra. Stackhouse. Buona. Il Jet Vitol, let's go, bro. Vieni, vieni. Che schifo. Nel cespuglietto come in Wasteland. Wow, bro. Unbelievable. No. Perché non ha cambiato weapon, bro? Mini back. Ti piace più questo del vecchio? No, mi piace più il vecchio, però anche questo lo apprezzo, i suoi pregi e difetti. Una serie di kill che consigli? Dipende. Dipende dal tuo modo di giocare, fra. Se punti alla nuclear, se punti a pushare basta. Dipende. Minchia, tutte stillate, bra. Base, io ti consiglierei UAV e il missile cruise e poi... E poi il bombardamento, quello a tre. Che bestia che sei, te lo giuro. Ciao Dome, come stai? Bello! Thank you.
Oggi sono in vena di domande, non si era capito. Ma Franky, Miki, va benissimo, mi fa piacere, eh. Non ti preoccupare, così chiacchieriamo anche un po'. Ma perché non hanno tenuto lo stesso movement? Figa, non c'è paragone. Lo so, Michael. Livelliamo un po' lo scuro intanto. Lo so. Perché volevamo cambiare un po', non tenere la stessa solfa, secondo me, e... Come cacchio fai a vederli? Non ne ho idea, bro. Inerzia. Inerzia, bro. Perché fate fatica a vederli nella mappa, raga? È che si mimetizzano un po'. Troppo. Simile a Vanguard. No, no, Vanguard molto peggio. No. Non pare che un'altra Vanguard. È molto meglio, dai. Poi più o meno ho capito dove posso fare gli spot. Più o meno. Dici troppo bassa, 7-7, sì. Secondo me è bassa, raga. Cioè io ho già 10-10 ed è lenta. Dai, si mette mezz'ora. Però può andare. Oh, se vi trovate bene, raga. Alla fine la sensibilità è sempre relativa, raga. Bene o male, sempre star nel range. Adesso non lo so quale possa essere di questo gioco. In quello vecchio era massimo 10. Da 7 a 10. Qua non lo so. Qua magari si può alzare un po' più l'asticella per la sensibilità. Allora... vediamo che livello ce l'avevamo al 3. Quante bombe abbiamo fatto? Boh. Al 6, quasi 7. 3 livelli a partita, fa male, eh. Porco 2. Che dolor! Ma se la velocità mirino me la levi, bro. Cioè, di che stiamo a parlare? Tiè, te la rimetto qua. Ah, così, ok. Munizioni non servono in molti, praticamente. L'ottica neanche. Però sgaggiamocela, dai. Cazzeggiamo con un'ottica. Ah, aspettate, lo scudo volevo vedere. Quando esce Warzone? 16 novembre, fra. Si impara dai migliori. Se tu giochi 10-10, prova ad alzarla, ecco. Va bene, prova. Però ricordatevi, prendete più o meno una sensibilità e cercate di cambiare mano a mano. Cioè, non fate cambiamenti drastici perché è tosta poi, eh. Cioè, non potete passare da 5-5 a 10. Piuttosto andate a 7, 8, poi a 10, no, graduale. Se invece siete persone che nerdano tanto, hanno tanto tempo a disposizione nella loro giornata, potete anche fare questi cambi drastici, perché tanto se nerdate tanto vi abituate prima, capito? Se invece giocate un'oretta la sera, così, due, andate gradualmente. Parere personale, eh? Sbaglierò? Chapeau! Starma fa cagare! Sono tuo amico, bro. Non temere. Quello lì aveva Lachman. Wow, bra. Marti, Alberto, Renzo, Persicone, grazie per il like, belli. Ecco, ho tolto il sound dei like e non li vedo più. Wow! Ma là! Così come dici tu è giusto. Ma non avevi messo l'ottica? No, no, non l'ho messo perché non mi sono deciso poi. Non mi sono deciso alla fine. No, stavo scegliendo, è partito il game. Forse è peggiorata la DS, entrare in mira.
Ma dai, ce la stavamo giocando, cazzo, le stun, mi deve tirare questo player. Vedete, anche i fight così, provateli, raga, provate a fare un po' di movement, il minimo, per capire come approcciarlo, i timing, quanto tempo ci vuole per fare un jump shot, un bunny hop. Scoprite, se anche morite, però capite un po' le dinamiche, le tempistiche, come approcciare, no? Cosa fare, cosa non fare. Quando fare un jump shot, quando fare un bunny hop, anche se l'hanno nerfato, però ogni tanto ti aiuta, ti salva. Cioè il multi serve anche a questo, capì? Sperimentare, fare. Capire le meccaniche da poter sfruttare. Qua vedi il jump shot, mi ha salvato. Se avessi fatto un bunny, avrei perso, ma avrebbe tolto troppo tempo. Drop shot si poteva fare. Quando si può fare? Quando non devi farlo? Poi per alcuni questi consigli saranno scontati. Per altri invece può essere un grande aiuto, insomma. Se magari non se ne intende troppo. Il drop shot, per intenderci, è questo, quando ci si sdraia del tutto. Il jump è una meccanica da sfruttare sicuramente. UAV alleato online. Qua bunny hop. Vedete, anche quando la gente in head glitch, lì, ovvero gli si vede solo la testa, fatelo un bel jump, perché vi aiuta a scoprire un po' più l'hitbox, no? A vederlo un po' di più. So che è difficile, però ci si può allenare. Allenatevi a capire anche i ripari, quanto funzionano, cioè le macchine, quanto head glitch ti dà, cosa ti permette di vedere, cosa non fa vedere all'avversario. Tutte queste mini dinamiche, no? Non la vedo male quest'arma. C'è di meglio. È che le mitragliette da close sono rotte tutte, perché tre colpi e vai giù, quindi sembrano tutte forti, però... però Michelangelo, grazie per le 50, dato un bacione bello mio, grazie per il supporto. Illuminiamo un po' la giornata con un po' di stars, bro. Grazie, dato. Sì, livellami tutto. Livellami tutto. Oh! Ehi! No, no, perché è saltato su? No! Nicolas, grazie per l'like. Bello, Sebastiano, grazie anche a te. Per il like, bra. Cioè, sono primo? Sto già... oh. Ah, vai via! Top comunque mettere lo scudo, così mi riparo dai tipi che mi sparano da dietro. Mamma mia, che brain! Eh no! Minchia, ste flash, mortacci loro! UAV alleato! Prendile però, monta.
Una cosa fondamentale, rega, in sto gioco è posizionare la mira. Vedete il cursore bianco, questo? Dove pensi che possa spuntare il nemico? Cioè, seguire gli angoli, capito? Cioè, non è che vado così e mi giro così, capito? Cioè, non è che... no! Devo andarci già un po' in direzione del corridoio. Così uscirò, capito? Non esco così, ma esco così, tenendo l'angolo. Ok? In tutti, anche qua, così. Seguendo gli angoli. Dato che si ha poca vita, bisogna far entrare i primi colpi cercando di guardare la mira, come adesso, sul nemico. Giocheremo su Rebirth, Persico. Perché se nessuno ha il gioco, però dopo, quando poi il 16 non ci sarà più, sono cazzi, rega. Poi io sia il gioco, non so come fare, perché io Caldera non la giocherò mai. Non so voi, cioè penso anche voi. Faremo degli ribertini. Anche se preferisco che abbiate tutto il gioco, però ovviamente se non piace è giusto non prenderlo, insomma. Anche perché costa tanto, quindi capisco. Capisco. Anyone name. Ninja Trip. Uh! 25 sbombole. Ma gabbro. Lucifer. Sì, 16 mettono il nuovo Battle Royale. Sì, sì. Yes, bro. 16 novembre. Allora, eravamo quasi al 7 di livello, giusto? Come stai, Persicone? Tutto bene? Eravamo quasi al 7, all'8. Mamma mia. Due livelli, ma... Ma da! Vabbè, il 15, dai, non è neanche così lontano, eh. La peppa! Però... Cioè, se toglie modalità mirino, è un casino. Cioè, non deve togliere modalità mirino, sennò diventano chess. Proviamo, anche se non si dovrebbe mettere. Però. 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 Però che vi consiglio comunque di prendere il multi per livellarvi le armi. Cioè, se aspettate, cavolo, Warzone. Secondo me ce ne mettete di tempo. Tutto bene, ti avevo salutato, ma eri troppo concentrato nel gioco. Tu come stai? Scusami, Persico, scusa, dato. Tutto bene, bro. Sto in forma, super gasato. Sono bello carico, mi piace alla fine sto gioco, quindi sono contento che non abbiano fatto un flop come Vanguard o Cold War, che facevano letteralmente pena. È anche giocabile questo. Madò, che scagazzo. Ah, ok, questa è... Col mirino ti spacca, ma che è successo? Com'è possibile? Stavo guardando il radar, vaffanmoccolo. Ma hai distrutto, fra. Stiamo prendendo l'alfa. Prendiamoci C, che devo dire. Cioè, io la devo prendere, mortacci. Da solo, qua, così. Charlie è sicuro.
Charlie Ascuro, bro. Enemy. Se li ho chiamati. Tutti fermi su A. Oddio. Tutti su A. Ma che è? UAV alleato online. Siamo sull'obiettivo alfa. Chi è? Sto ricaricando. Stiamo perdendo Charlie. Mi copro le spalle. Abbiamo tutti gli obiettivi. Difendete il verde. Il nemico cattura. Ci siamo portati in testa. Il nemico ha preso Bravo. Mani veloci attivate. Il nemico prende Charlie. Come prende Charlie, cazzo? Stiamo prendendo Charlie. E prendiamo sto Charlie, dai. Fatto. Prendiamo Bravo. Bravo. Controlliamo tutti gli obiettivi. UAV alleato online. Siamo in vantaggio. Almeno oscilliamo un po'. Questo che sta a fare? Mamma mia, mi immagino già livellare anche lanciarazzi, aiuto. Che delirio! Beh, per lo scudo e il coltello userò tipo il doppio. Nella muerte, se no. Bro? Fatto che tocco un banat. Questo va a fa quello. Ah, mamma mia, raga, voglio... Vi devo far vedere una cosa. Vediamo se riesco a farla, eh. Ah, ma non c'ho... Ah, non c'ho il perk, niente. Cavolo. Madonna, che lentezza. I Ferrarini. Vieni, vieni, ti aspetto. Ah, c'è il Jeff Beetle. Easy, bro. Ha quittato. Madonna, raga. Non si vede gente. Attacco con mortaio alleato. Hey, go. C'è nessuno. Tanto sbocchi di qua. Siamo sull'obiettivo. Casa. Siamo sull'obiettivo alfa. Siamo sull'obiettivo alfa. Ah, da. Non l'avevo notato che ti disse. Obiettivi.
come si dice, la, la balistica del, della granata. Come Charlie? Cazzo è Charlie? Minchia, tutte le stiamo perdendo, raga! Cioè, col mirino, raga, è diventata un'altra arma. Cioè... boh. Pronti al contrattacco. La gente sparita. Secondo me sì, Michelangelo, o fanno qualcosa più avanti, un aggiornamento, se no sì. Infatti cioè io in un giorno, boh, ho finito, basta. Cioè sta roba è un po' noiosa, dovevamo mettere sti prestigi, cavolo, come nei vecchi COD, cioè. La gente cosa fa poi? Ecco il bug, quello che volevo farvi vedere, guardatelo raga, lo sta cercando di fare lui. Praticamente salivi sullo scudo, poi su quel specie di proiettore ed entravi dentro, dentro all'edificio, una sorta di bug. In un video. Va bene. Non fatelo a casa però, eh. Don't try this shit at home. Stefano, grazie per il like, bello. Francesco, grazie anche a te. Grazie mille, raga, per i like. Wow! Wow! Macau! Bravo! Allora, armi al 10. Ero all'8 un po'. Più o meno 2 livellini a partita. Sti cazzoli. Sti gapperi. Capite che se tolgo... che se tolgo... no, la velocità è mirano un po'. Il calcio, buono, buono! Questa è bella hardcore, eh. Porco due. Anche sul top sarebbe questo. Yeah, la metto, dai, vediamo. Praticamente è il calcio rimosso. Mamma, su questa mappa, mamma. Rega, mi è appena arrivato un messaggio. Appena adesso. Come in attesa dei centri dati? Su un video. Aspettate. Connessione a host inter. Restart. Che devo dire? Sfida completata. Quindi? Ah, quella giornaliera tipo. Vabbè, sono già il massimo. In un mio vecchio video, cioè che ho messo una settimana fa delle 30 bombe, non so, subito. Non so se si vede. Odore di cheat, questo ha scritto.
Adesso l'ha scritto proprio. Sta gente qua, ecco, mi si è chiuso il gioco. No, è partito. Io la gente c'è. Boh. Boh. Vabbè. A livello 1 lo scudo. Quanto ci vuole? 7 anni? A livello 1. What? Chiaro. Fai cagà. Sto analogico. Vabbè, un po' la faccia da cipone. Classico. Un po' ci vuole sempre. Cioè, ho cambiato, eh. Fa cagare adesso la... Che pareva. Fia lo scar quanto è forte. Madonna, sta mappa qua. Provo a farmi sparare lo scudo. Solo la faccia, giustamente. Dovrei fare tipo scudo e lanciarazzi, livellarle così. Sì, sono, faccio schifo, però. E la Peppina, e la Giuseppina. Fammi una fotina. Spara, spara. Mi fai livellare, bro. Oh. Grazie. Spara, spara, bro. Sparatemi! Non con lanciarazzi, non con lanciarazzi. Vai, vai. Sparito. Porco due. Magari mi si livella così. Mi devono sparare per forza perché sono arrivato a livello 1. Almeno in sta mappa, raga, livello un po'. Se no. Minghie. Non ne 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 ne
Come on, bro. Let's go. Na 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 na. Vediamo che livello. 2. Dai, un po' di colpi li abbiamo presi. 1. Ma porco! Porta scudo antisommossa livello 11. Ho capito. Ho capito. Vediamo un'altra arma.
schifosa. Il lanciarazzi dov'è? Niente. Porco 2. Qua. Pila. RPG. Cosa dice l'RPG? Porta il livello 11 per sbloccare. Come si fa a livellare? Come? Come si livella un lanciarazzi, raga? Killando o distruggendo gli UAV, gli elicotteri o tutto? Qualcuno lo sa? Alessio, Valerio, grazie per il like, belli miei. Buongiorno. Boh. Repubblica Unita di Adal. Buona domenica, Oski. Movement. Prendiamo Bravo. E vatnappango. Contro i mezzi e UAV. Ah, ok, perfetto. Ma anche kill o zero kill? E lo scudo facendosi sparare, vero? Perché prima mi ha sparato un po' me livellato. C'è solo quel metodo lì. Bene, bene, bene. Forse è meglio di invasione fare tipo lanciarazzi. Oddio. Nemico controlla i civili. Attaccateli. Nemico cattura Alfa. Nemico prende Alfa. Porco 2. Così vediamo cosa fai. Cioè non c'è uno che mi spara proprio a manetta per... Sì, anche kill. Per le mimetiche ci sono le sfide, l'impatto diretto, le sfide e così via. Quindi, sì, vecchi sì, qua no. Magari per la casa. Sì, bravo, vai, vai. Sì, sì, così. Ho capito come fare. Dentro alle bandiere con lo scooter. Top. Tipo postazione, quartier generale. Dovrei fare solo... Adnapangu. Adnapangu. Le Semtex sono messe sti pezzi di scagottino. Cioè non vi sparo neanche. Lasciatemi lì, no? Ciuccia, ciuccia. La Bertucci. Vai, vai! Vorrei averti la sticcata. Godo!
Godo. 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 Eccone uno. Oh, cazzo. Però forse dovrei mettere quello per le stun, per ridurre i colpi, o no? Che dite? Le esplosioni. Mori? Bra. Vediamo che così capisco come coprire. Devo mirare in alto. Quando fanno quel salto lì devo... Da così devo far così, giustamente. Non mi ripara sulla gaboccia. Qua torna adesso. Esplosivo aereo in avvicinamento. Devo ricaricare. Non ci ha fatto. Se siete spawnati qua ce li abbiamo dietro. Qua sono andato su, ma poi l'ho riportato giù. Devo star su perché tanto non... Se mi è tutto close non mi vede. Perfetto, qua mi sono difeso perfettamente, raga. Che pirla che sono. Oh oh. Oh oh. Allora, dov'è quella lì da bottazzi per non farsi... Squadra artificiere. Questo devo mettere. No, ma tolto... no, sono un pi... No. Devo tenere questo. No, era giusto. Scusa. Ah, no. Ma perché? Dov'è? Ai, mischia, cavolo. Ho capito. Stiamo prendendo Charlie. Ho capito. Qua spero che almeno mi abbiamo fatto fare 380 livelli, se no... Minchia, ho fatto una partita intera con... il processo. Mi lanciano giustamente le granate, sti pezzi di fango, che venga il cagottino. Ci stanno facendo il culo, lo so. Non c'è bisogno che me lo dici, che me lo ricordi, lo so, lo vedo. Oh, minchia. Qua li potrei anche uccidere, che ho paura. Ho paura. Le granate di spacco. È bello lento, cioè. Poi mi scopre. Proviamo a fare una kill.
Cioè si è buttato giusto scacazzino. Oh minchia. Scusate amici. Madonna. Ho usato qua. Cioè che poi sono secondo, raga. Cioè sto giocando con lo scudo. Cioè what the fo. Cioè ci rendiamo conto? Ci rendiamo? GTF Junior. Bah. Non ho neanche fatto così schifo, eh. Vediamo lo scudo quando ce l'abbiamo livellato. Ma come ancora all'1, quasi al 2. Quante partite ci vogliono, raga? 180 da giocare con lo scudo. Ma siamo fuori? Con sto cesso? No, vabbè, mi dissocio. Ma alla grande mi dissocio. Ma secondo voi? Cioè, devo fare... Cosa ho fatto? 3 partite con lo scudo? 4? Un livello. Cioè, vuol dire che ne devo fare tipo 50, almeno una cinquantina di partite. Ma siamo... Siamo partiti di cavesa. Come siamo partiti? Poi... Potrò sbagliare, ma... Vabbè. Allora. Push! Ciao Kami, Marco Marcello. Mire Ricchi, grazie per il like. Il Darakos. Buondì, buondì, belli. Da destra 3-2-1. Madonna! Ancora una? Siamo sull'obiettivo, bravo. Cannoniera! Che insomma fa schifo. Stiamo prendendo Charlie. Easy camping. Ora siamo in vantaggio. Sto giro bello easy camping. Raga, posso chiamarla nuke, eh? 10 bombe. Siamo sull'obiettivo molto hard, però. Controlliamo tutti gli obiettivi.
preso Bravo. Aria bersaglio marcata, fuoco alle polveri. Mi dovrebbe proteggere. Se mi protegge riesco a fare 12 kill, chiamo la nuke. Se conta le sale di uccisioni, ma la. Sta mappa qua è tutta chiusa, eh. Che faccio? Sarò morto 80 volte. Che palle! Ma perché fare una mappa così? È tutto chiuso! Oddio, l'ho ucciso. Cioè, cosa faccio io? Guardo là così. Oh, oh, oh. Che osa sparare? Carburante scarso. Sì, beccati sto megamissile. Non sono morto. 15 kill, 10, 10, 10. Che mi ha la nuca, raga, 10. 9. Tostro. Cazzo di stan. M'han fregato. Mi distruggo! Ah, ah, ah. Sì! Monta in show! Spara, spara! Uso anche le flash, mo. Ah, ah, ah! 3, 2, 1! E vattene a fangulo. Easy, easy, bro. Abbiamo fatto bene. UAV alleato online. Mamma mia! Sono con te. Siamo in vantaggio noi. Il nemico prende Charlie. Conquistiamo Alfa. Sentex partita. Il nemico ha preso Charlie. Ho paura. Marco, grazie per il like, bello! Cioè, in tutte le Semtex! Tutti! Tutti! Porco demonio! Vattene. Grazie. Sto giocando cattura la bandiera, dominio, scusa, dominio. Cattura la bandiera, minchia. Wasted, bro.
Come stai, Emanuele? Tutto bene, Tato? Buongiorno, eh? Buona domenica, raga. Lorenzo, grazie per il like, bello mio. Capture the flag. Domirio. Non mi scalfite, pezzi di fango. UAV alleato in zona. Ciao. UAV nemico in zona. Giustamente. Comunque secondo me è più bello Warzone. Ci sta. Alla fine questo è un multiplayer, eh? Se si dicessi è meglio questo multiplayer quello di Vanguard. Dai. Questo ci sta. Non fa così schifo. Poi magari il VZ2 sarà ancora più bello, raga, il Battle Royale. Non sappiamo. Dobbiamo essere positivi, belli miei. Positivi. Dai. Cioè mi copia lo spot questo. Ma t'ho flashato, fra. Puzza de merda quello. Emanuele, grazie per le 200 stelle. Dato, grazie per il supporto. Bello mio. Namo, questo sprintino. Ti dedico sta kill? Ok, ciao. Segnala. Minchia, raga, quello lì citava veramente. Come si chiamava? Ma si parte con armi base e si gioca man mano? Sì. C'è qualche arma di base che poi te la livelli e sblocchi altre armi. Sia livellando le armi appunto che raggiungendo un determinato livello. Oh my god bro, what a moment! Monte gasato! Altre due kill! Niente, mi hanno tolto l'hype. Lo sapevo. No, no, devo livellare le camo. One! Livellare un po' le armi. Prendere qualche mimetichina. Poi magari uno di questi giorni faccio rebirth. Però adesso che è appena uscito il gioco, mi tuffo qua, raga. No cap, bro. So che è noioso il multi, ma serve, serve per potervi poi dare lo spettacolo in futuro. Anche questa è un po' cittata. Siamo sull'obiettivo, Charlie. Conquistiamo Charlie. Vediamo il nemico in vantaggio. Può essere compromesso. 46 kill, ciò? Missione compromessa. Chapeau. È finita. Chapeau. Zan, Luke and Hanjuns, John. No cap, bro. Easy.
Vediamo il livellino. Però. Due livelli, anzi uno. E il level max c'è. Antisommossa siamo al 2,5. Come ha fatto a livellarmi così tanto che l'ho usata così poco? Com'è possibile, raga? Non capisco. Ah, perché forse ho fatto una kill con lo scudo, quella da un botto, eh? Può essere. Magari le kill con lo scudo danno più esperienza. Alla fine da 150 una kill. Farsi spararti da 50, 50, 50, quindi magari... Va bene, dai, quasi livellata anche questa. Yo, let's go, vai, vai! Five, four, three, two, one, go! Elimina i nemici e recupera le loro piastre. Qua ne esce uno, tre, due, uno. Santo. Me ne mancano due al... No! Perché le stun? Perché? Vaffamoccolo! No, come facevo un botto di kill col bombardiere. Ma pensa a te, una stun da giù a caso. Quanto era in killstreak? 10. Oh shit, here we go again, bro. Ciao Nicola, come stai? Grazie per il like, belli. Godo. 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 Cioè me l'hanno distrutto già. Easy, bro. No cap, bro. Ok.
qua. Adesso la chiamo, la voglio. Campa un attimo. Dio. Ancora due. No! Sì! Cannoniera, belli! E andiamo? Ah, 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 ah! E distruggo! Tim, 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 tim. Oh, la madò! Ma che è sto eccesso? Godo? Cioè, non è così gasata. Cioè, fa cagare. Ma no. Non esce più nessuno, mo. Ci credo. Cos'è sto censo? Lì devi andare. No, no, mi lancio il coso. No, raga, è obbrobriosa sta roba. Una kill. Cioè, 3 kill ho fatto con sto schifo. Mo la cambio. È la cosa più schifosa che abbia mai visto. Cioè, che ci sono? Ciao. No. 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 È distrutta. Questi RPG. Quanti ne ha? Oh, ho smesso di sparare, Dio santo. Questo a Rosic. Rosica, Rosica, bello. So, lo so che fa male essere distrutti, però ne devi fare una ragione, però è così. Einsteiners. Bisogna ammettere la superiorità degli altri ogni tanto. Vedi? Bravo, bravo. No, mi dissocio. Mi dissocio, ragazzi e ragazze. E questo è il linguaggio inappropriato. Linguaggio alquanto scurrile. Ti aspetto qua. Ah, ah. Va bene. Bello sto game, mi è piaciuto. Abbiamo dato. Tut tat tut tut tat tut tut. Monti! Prima kill era stato, la prima doppia.
allora. Quindici, godo. Ciao. Finita quest'arma. Ciao. Arrivederci, addio. Altra mitraglietta. Allora, mi piace di far cagare. Mamma mia, quante ce ne sono? Quante... La PDSV. Ah, il P90. Mamma mia, quante me ne mancano. Scegliene una, monta, scegliene una. Vai, vai, ora vai più. Meglio metterla qua. Via. That might as what. Tutti l'altra parte sono andati. Lato destra erano tutti. Oh. Insomma. Serie. Ciao. Dove sei? Dove sei? Nel bus, chiedere il biglietto? No, no. Lachman. Lachman. Go. Oddio. Lo ammetto, mi sono caccato. Non capisco. Com'è possibile?
succedendo? Cosa cavolo è? Every night, na na na, to know. Yeah, I found what I'm in the end. Never leave. Camperanno come bestie. Fate schifo alle feste. Ma la vita non dura un cazzo, perché la partita è finita, cioè tempo a reazione zero, peccato. Ma il multiplayer è sempre stato. Cosa hai notato? Il multiplayer reg è sempre stato con questa vita qua, Fidatevi. Anzi, una volta era ancora peggio, forse. Perché siamo abituati alle piastre. Bisogna andare a conquistare. Madonna. Che assomiglia, ragazzi, alla pagina di Zio Pop. Non so se sei presente. No, non sono presente, però. No! Vaffancuccolo! Shit, bro! Non sono presente, però. Zio Pop. Sono famoso, quindi mi stai dicendo. Schifo, ti giuro, sei... non so categorizzarti, non so etichettarti, cos'è? Non so più. Veramente non so più. Cioè, guarda che schifo che fai. Va bene, Miki. Perdo follower su Insta. Sono social assenteista. Mamma mia, che smirato. Sono proprio un bot, raga, con i pedali di una zattera a legno. Anche se la zattera a legno non ha pedali. Però... Dio mio, mamma mia, quanto ha rotto l'M4, raga. It's too broken, bro. Oh my god. Moon, bro, aumenta RPM, ventole, scheda video, che tocchi quasi 80 gradi. Dovrei accendere... Afterburn, bro. Però con Afterburn rischia di crashare il gioco. Adesso ho attivato il programma. Che su internet c'è scritto che rischia di crashare, di aumentare i crash. Grazie comunque per il consiglio. Adesso l'ho attivato. Sì?
Anche te? Ma dici per l'evento o per i crash? O tutte e due insieme? Secondo me ho ottimizzato male, perché anche Vanguard. Cioè, ma ti pare, Fra, ma ti pare? C'è un multiplayer. Un multiplayer fra 80 gradi te lo porta, ma secondo te? Io non ho parole, te lo giuro. Vediamo Michelangelo. Ah, sì, ho capito chi è. Sì. Dici che ci assomiglio? Può essere. Non ci credo. Non ci credo. Lui ha i capelli un po' più lunghi ed è leggermente più nerd sulla cultura. Ah, guarda, io spero che Warzone 2 sia ottimizzato un po' meglio, perché sennò me lo porta a 180 gradi, cioè ci cuocio sopra la salsiccia. Cioè, veramente. Boh. Non ho parole. Ho detto, dovrò cambiare pasta termica alla scheda, la pasta, boh, ormai. Perché è nuovo sto gioco, l'avranno ottimizzato, ho pensato. Sarà un problema mio. Sì, nei denti. Aspetta che adesso è buggato. No, no, non mi fa. Cioè, c'ho Spotify attivo, vaffan. Raga, non mi fa. Non mi fa. Mi si è buggato, vedo nel mio schermo. Oh, Gesù. Spotify, ci siamo. Scusate. Ok, AMD o Nvidia? Nvidia, bro. La ROG Strix 2080 Ti, bra. Vedi, adesso 66 con Afterburner, però spero che non crashi. Che agonia, però, sono sotto. So, c'è la Zendeista. Buone già queste due. Ah, questi obiettivi tipo noi facciamo schifo. Il volo del gabbiano. Hai preso una turnata che neanche i turnatori seriali. Scappa, scappa. Visione dato, buongiorno Broski, come stai? Fai schifo. Fai schifo, fermo lì, fai cagare. Ti tiro una granata nei dentini, ti rifaccio la visiera. Minchia, ho sparato a un cadavere, che bot che sono. Massimo, buongiorno Braschi, grazie per il like. Psicologicamente. Dammi punti che lo livello. So cosa fare ora, ho uno scopo nella vita. Cazzo,
che schifo, fra, che fai? Che schifo. Quello lo chiamavano Terminator l'immortale. Ma toglimi delle curiosità, di dove sei e cosa vuol dire rotato? Sono dell'Emilia Romagna, fra, di Parma, precisamente. E Tato vuol dire... è tipo bro. Ciao Tato, ciao bro. Ciao amico. Il nemico cattura Charlie. Una roba del genere. Da noi si dice anche... vabbè. Tato non lo dicono in tantissimi, però alcuni... molti da me dicono l'omo. Oh, l'omo, da posto, l'om. Zi. Però sono tutti, insomma, dei nomignoli, capito? A me piace, piace tanto. Sparta. Prendiamo Charlie. In arrivo. Fate una vangulo. Batten up. Sono so, c'ha la... mamma mia. Che arma è che fa così schifo? Il P90? Niente, raga, quello là gli piace star là a rompere, cioè... sì, io me la sto cazzeggiando. Beh, mi chiamo Pirla in fronte. Abbiamo perso tutti gli obiettivi, non dovete fallire. Stiamo prendendo Charlie. Lo scudo è qualcosa di... giustamente devo metterlo in stun, però. Li stanno e poi li vado dietro. Watta, watta, watta con lo scudo. Se mi faccio sta kill, quitto, giuro, quitto. Per fortuna volevo giocare. Ci stanno umiliando comunque. Cioè, io pusho con lo scudo, la mitraglietta. Ah, no. Oddio. Voltare pagine magari da qualche rivista. Missione fallita, rientrare alla base. Mm.
Now you're gone. Realize my love was wrong. Va bene. Onesto. Che ore sono? Come on, andiamo. Mamma mia, lo scudo, raga, è imbarazzante da livellare. Ci vogliono 7 anni e mezzo. Vai. Quando è che mettono i punti doppi, cavo il fiore? Postazione, raga, sì, sì, con lo scudo, vai, che lo livelliamo, mo. Ma stanno in questa posizione. Ah, ma aspetta, io forse ce l'ho il mirino. No, quando si sblocca. Dai, 12, 12. Tra 20 partite, più o meno. Ciao Cri, come stai? Bello mio! Buongiorno Broski, grazie per il like! Oh, che parto gemellare! Mica è amico quello. Tutto bene, credi, tutto bene. Sono bello gasato, bello carico proprio questo MV. Piace, mi piace. Sono on fire. Godo. E la peppa. Ma questo Monti. Stavo per mettere lo scudo. Dai. Non ho il tempo. Ma che cazzo fai? Uscia, cretino. Deficiente! Oh, siete dei cavolfiori!
Perché Crima? L'hai comprato? L'hai scaricato? Hai fatto tutto? Perché? Perché non c'è ancora giocato, bro? Così rosichi un po' anche te. Che pazienza che ci vuole. Ora giocare ci vuole dare. E non solo nella vita, anche nei giochi bisogna... Beh, incredibile, eh? Tutto fa incazzare, raga, tutto, non c'è una cosa. L'amore, i giochi, i figli... C'è sempre qualcosa che fa incazzare. Cioè, tutto. È impossibile stare 100% zen. Cioè, non esiste un'attività, un... Forse fumarsi gianduiotti. Quello forse. Tranne se ti cade la mira, anche lì ti incazzi. Non mi viene voglia. Non mi dissocio, Cree. Come? Non ti fa rizzare il grillozzo il monta mentre gioca? Non ti viene un po' di scimmiotta? Puscia. Mamma mia, se vai a cagare. Della Laura c'eri tu con un cannone. Nel foto della Laura c'eri tu con un cannone. Quale? No, non c'è nessun cannone. Simile a Snoop Dogg. Ma tu quale? Non me la ricordo. E a destra, coglione! E anche davanti, scusa. E anche davanti, vabbè. Questo sta a fare i cocktail. Guarda, questo sta al bar, sta alla bar. Sì, cosa vuole lei? Un margherita, un gin tonic. Ah, te la pia, va. Fino in fondo, te la pia. Fin giù. Dai, olè, tirate qualcos'altro. Sì, vai. Caradosca. In un cartellone. Ah, sì. Sì, ho capito. Sì, è vero, è vero. È vero, è vero. Mi ricordo. Con gli occhiali da sole. Il cannone grande così. Ecco due. Bellissima quella foto. Ciao Giacomino, grazie per like, bello. Bello di Gaia. C'è Piro? C'è Pirozzi? Aspettate. E c'è Piro? Andiamo se mi caga. O non mi caga? Michael, ti accetto subito la richiesta. Minchia, monti con meno uno di KD. Sì, nel multi godo. Godo, mi piace. Piro, dai, fai bravo. Aspetta. Vado su Discord, che sicuramente sarà là. Ah, oh.
Buongiorno. Ah, Brody. Ma che è? A quest'ora già sveglio? Alle 11, che è successo? In realtà, zio, ho attaccato stamattina alle 7, però non ce l'ho fatta. Ho detto, no, devo andare a dormire. Ah. No, sai cosa? È la pancia che non mi regge. Sono live, comunque. Sì, sì. È la pancia che non mi regge e mi fa male ancora, quindi... Distrutto? Sì. Ma poi mi devi spiegare che... Poi per cell... Dopo se mi ricordi, sì. Sì, si descrive. Partecipo da te? Se ne sì, sì. Mio fratello... io ho scoperto un modo per fare le... ho scoperto, me l'ha mandato mio fratello, per livellare velocemente le armi. Con invasione. Ah, lanci la... La Betty, tipo? No, no, con le armi, con le armi. Te ne vai in base loro, ti metti nascosto... Cioè, poi tutti quelli che ammazzi ti danno la stessa exp di un giocatore normale, sono tutti bot, capito? Ah, ci ho provato ieri, ma ci sono i camperoni col cecchino, fra, che non ti fanno avanzare. Lo so, infatti... Oh, guarda che ho fatto due partite e ho portato l'arma a livello 12, 2-3 partite, senza punti esperienza. Minchia. Mo ci riproviamo. Va bene. Poi se ci scocciamo, c'è le partite normali. Io mi sto divertendo un botto in invasione, ma un botto... Mo ristartiamo, è invasione questa. Io ieri ho fatto mezz'oretta, 40 minuti, solo camper, rega, fermi col cecchino che non ti facevano avanzare. Nella allora, mappa col desertica. Cecchino, in quella col desertica. Cecchino in invasione, col cecchino in invasione lo livelli che è una bellissima. Sì, questo è vero, certo, infatti. Sì, sì. Questo è vero, infatti. Cioè, avevo pensato pure a questa cosa. Io... Sono tutti col cecco. Sì. Cioè, quelli là, ad esempio me con l'assalto per fare i bot, per aumentare subito, le trovi pochi. Il resto tutti col cecco stanno. Sì, io pensavo anche con lo scudo. Secondo me quello lo livelli bene. Se stai tipo fermo e tutti sparano a te, magari anche i bot... Secondo me ti livella bene anche quello, o no? Che dite? Potrebbe essere. Il problema è che è talmente grande la mappa che ti potrebbero prendere da dietro facilmente se sei fermo. Ti devi mettere un angolo spalle al muro. Sì. Ti ho gettoni P arma doppia. Vai. Ah, così? Sì, prima partita, tanto. Voglio vedere quanti comunque, se fai almeno 2-3 ondate di bot che te li fai tutte quante, fai 3-4 livelli ad arma. Lo so. Ma pensa che stamattina alle 7 tu mi hai abbuffato di chiamate, io poi non ce la facevo, mi sono rimesso a letto. Stamattina mi sono svegliato alle 7, mi sono messo a giocare, ho fatto un paio di ondate. Che nerdone, ho fatto 4-5 livelli. Che comunque se Warzone 2 è così come questa mappa, la giocabilità è così, è divertente, perché è più tattico. Sì, è molto più tattico. È molto divertente. Più tattico. Lo so, però per esempio il multigiocatore a me mi annoia, lo sai. Con questa c'è un multigiocatore frenetico, vedere gente che sta ferma, mi annoia. No, ma le kill strike, prima parte una kill strike con l'andamento, ho fatto 17 kill. Ti stai urlando? Perché io come posso non fatto del gioco? Perché è gasato. Porca troia. Cioè, c'ho gli elicotteri in testa, ma spiegatemi una cosa, ma dove c'è un fottio di bot, no? Che si calano dall'elicottero? È lì da quella specie di base rossa? Sì. Infatti andiamo dal lato, io sto andando dal lato. Non ti conviene, io sono il 2. Io vado con lo scudo, spero di riuscire, vediamo. Qua siete scoperti, fra, ti fanno da lontano. Oddio, ho lanciato una stordata e mi sono autosturnato in open. T'ho visto. Ciao Phil, come stai? Bello mio. Mamma che rotto che ho fatto, sì. Eccoli qua, di fronte a me. E io devo farmi sparare, però. No! Dai. Ma perché, scusami, sono nella zona della mappa? Cioè, stavo nella zona e mi diceva che sono fuori aria e sì, devi tornare in partita. Dai, sono morto per questo. Ha fatto una kill, comunque un livello di un'arma imbarazzante. Se no giochiamo insieme, copriamoci, raga, che cazzo devo dire. Mi lanciano le granate i bot, cioè sono anche intelligenti sti stronzi. Sì. Cioè livello 5 arma. Il nostro UAV di disturbo è
No, se avete i punti doping. Mamma mia, colpa a distanza pure. Io qua vi faccio le armi più difficili da fare. Cazzo, mi hanno flashato. Io con gli scudi sto andando. C'è un cecchino qua. No, ma l'ha messo nel culo, stavo tirando cassa di munizioni. Esatto. Sì, è più rilassante sta. No, di nuovo sul cecchino. Che poi raga c'hanno aimbot. C'hanno palesemente aimbot. Sì, sì. Puoi anche morire un botto di volte a giocare con giocare rilassato, tanto sei sempre in posizione. Cosa fa questo? Madonna, ma squagliate il bot, raga. Mamma mia. Sto volte non entrasse da me, non ho capito che cazzo faccio. Livello 14. L'unica cosa, forse per le mimetiche, raga, non è proprio buono. No, ci ho provato anche per le mimetiche. Forse da dietro, se fai il giro lungo con i bot e lanci le stanne e giri, sì, però è troppo hard. No, vabbè, me le conta, ma non conta per la doppia uccisione. Non me la conta sempre, capito? Anche a me, fra, allora è una cosa. Perché sennò la finiresti subito. No, perché sennò la finiresti subito. Secondo la partita per volta. Ah, ecco perché. Mi sembrava. Sì, vabbè, ma non è giusto però, cioè. No, però cioè, per esempio, non è... Io non sto provando più ad andare di là, raga. Sto fightando e basta. Le kill si fanno e si livella l'arma facilmente. Io sono da quest'altra parte, sui palazzi. Ma io c'ho lo scudo e so cazzi. Spara le cose. Dopo questo mi goldo un cecchino, raga, va. Ce lo vogliamo goldare un cecchino? Ah, sì. Mi fanno più male i bot che i player. Che se ti metti a uccidere i bot sali velocemente comunque, sali proprio velocemente, raga. Mi porti una cassa di munizioni, Gio? E come la faccio a portare? Sali. Ah, oddio. Vabbè, lanciala. E no, non ce l'ho, non ce l'ho. Non c'è la cassa di munizioni? No, non c'è. Hai invasione. Mo, vieni da noi. Ma fra, c'ho lo scudo, che faccio? Mi uccidete. Che ancora lo devo sbloccare a livello 41, devo sbloccare. No, fra, uno nelle scale. Player nelle scale. No, ma ho ucciso. Fra te? No, ma mi hanno ucciso che stanno uscendo i bot. Ho fatto un dolphin dive. Però si era tolto il seguito, ma come stai? No, vabbè, ma tranquillo, Blessed, non ti preoccupare. Tutto bene, stiamo vedendo sto gioco nuovo. Cazzo. Mamma mia, con due mine, con due mine, raga, con due fottute mine.
rotti i cazzi, c'è. Ah, grande. Che PC ti sei fatto, Black? Ma che bello quando si buttano col Dolphin Dive, però. Dai, ho sbagliato, mannaggia. Il posto è buono, dove andare? No, la cassa d'equipaggiamento a sinistra, ci sono tre tipi che la guardano. Sì, è vero, Phil, è vero, anche io ho notato. Non la vanno a prendere, sono camperati. Sei pagato. Questo risparmio è un po' buono, non lo comunque raga, eh. Manco uno. No way. Ah, ok, ok, ci sta. Con una 3060 ci sta, perché comunque considera che mo sono uscite le serie 4. Sono stato proprio sfortunato comunque con la 3080, la pagavo a metà prezzo. Stupido però. Niente. Nostalgia, sì. Bella tosta anche. No way, vai in un colpo. Ciao Stefano, ciao, buongiorno, bello mio. Comunque raga, calo proprio di ascolti su Twitch, eh. Cioè io su Rebirth facevo da pure 14-15 persone. Cioè, sono due giorni che faccio due spect. Beh, normale, multiplayer, fra che troppo. Se lo cago. E tu da dove sei uscito? What? Per fare le mimetiche, Fabio. Per fare le camo. Come sei, Stefano? Visto che è uno dei più rompiballe. No, non sono riuscito. Non sono riuscito a prendere una kill strike questa partita. Che cazzo. No, non è. Questo mi ha sbagliato. Di lavora? Si lavora di domenica? No, dai, non perdiamo però. Che ho scoperto pure che se vinciamo le partite da più esperienza, raga. Eh certo, perché dicevo ieri di vincere. Però normale, sempre stato così. Non ho capito in base a che cosa si vince sta partita, però. I punti sono le kill. Le kill del bot. No, è un lunchman, raga, è un lunchman. Mi sto rivelando per le armi più merdose che ci sono nel gioco prima. No, non me lo fare stai dietro, dai, ma sei un bot. Andiamo, facciamo la kill strike. Se Dio vuole. Mamma, sono i cecchini che sono imbossati. Vabbè, a cagare. Delle zone potentissime. Guarda. Mamma mia. Oh, io non riesco più ad andare avanti, raga. Mi stanno praticamente fermando. Devi dare per le case sopra i denti come me, arrivi in fondo. Ora prendo il carro armato e vaffanculo, va. No, come il nemico sta per vincere, raga. Ma da dove cazzo escono questi all'improvviso? Sinabbi di merda. UAV nemico in volo. Beh, c'ho tutti i tacchi. UAV nemico attivo. Yeah, mi hanno fatto nascere in fondo. Oh, comunque le mimetiche, cioè. Le macchine sono bellissime, raga. Sembra tipo che sei in Afghanistan con sta macchina. Ah. Oh.
le tende a sinistra ce ne sono imboscati 20.000 di player. 20.000. Ora spacco tutto. Mezz'ora per trovare uno sto caro armato. No way. Abbiamo perso pure. Va niente, va niente. Minchia, comunque raga, attivatevi il gettone qui che volate con le armi, veramente. Guarda, guarda. Io non ce l'ho più. Io ne ho uno che tengo serra e lancia razzi, ti. Come non c'è il gettone? Ma vabbè, perché? E a parte che mo mi compro pure il pacchetto di 10 euro che ti dà pure i gettoni. C'è un pacchetto di 10 euro. Molto. Mo dopo come lo compro. Minchia. No, ho già speso 100 euro per sto gioco. Basta. No, io dico quando finisco. Ah, io li ho già finiti. Lunchman da livello 12 l'ho portato a livello 17, raga. No, 18. Oh mio Dio. Raga, da livello 12 a livello 18 in una partita. Vediamo io. Wow, metà livello di scudo di merda. Yeah. E vai. Sì. Minchia. Mi fa morire Munta. Ma dopo il livello 55 realmente non hanno pensato di inserire nessun livello attualmente. Cioè, renditi conto, però. Stanno inguaiati proprio. Come in metto il cecchino come secondaria, dai. Vabbè, tanto le pistole comunque si devono livellare. Quindi. Minchia, una pistola a livello 27 per farla, raga. Ed è anche difficile. No, vabbè, non è difficile. Ma con quale modalità che si diventa invasione? Quella che stiamo facendo noi. Hai visto quanti livelli ho fatto, Step? Cioè, è imbarazzante. Però non per le mimetiche. Le mimetiche bisogna farle in multigiocatore, raga, comunque. Io comunque ho bisogno tipo di qualcuno che mi spiega come sbloccare le... Gli accessori. No, gli accessori, ancora. Le ottiche. Non ho creduto, perché non sblocco le ottiche? Ancora, Giovanni, ancora. Stai da ieri! Francesco, non me le sblocca, non mi dice neanche cosa devo fare. Mamma mia, Giovanni, non sono tutte! Questo gioco è formato da attachment che sono di diverse armi. Devi livellarti sicuramente un'altra arma per sbloccare quelle ottiche. Aiutatelo, vi prego. L'ho detto tre volte, vediamo se mi capisce. Rimane il fatto che non si sbloccano. Ma bugiardi, sei scemia. Sì, sì, sblocco le armi, infatti, questo sì. Si livella facilmente proprio qua questa modalità. Ma vediamo il check. Mo che arrivo a questo livello 20 metto il cecchino, un cecchino scout così. Metto su un tetto e sparo ai piccioni. Massimo 4 giocatori per fare questa modalità. Sì. 4 a team. M4, MP5, Phil. MP5 ancora non l'ho sbloccato, forse l'ho sbloccato però. Corno dono capo sta via, tu dove vai? Mamma mia, sì, Giovanni, le posso fare. Mamma mia, se finisco... Cioè, io ieri ho rosicato un botto con sto Lunchman, no? In due partite l'ho livellato. Ma vieni qua! Oh, attenzione. No, da dietro, dai! Fatto un cazzo tua! Vabbè, usciamo. Anche se fai poco kill si livella, sì, anche se fai poco kill. E abbiamo pure perso la partita, sennò penso che lo finivo. Però ovviamente più kill e più prendi punti exp. Questo è normale. Testa adesso, fra, Esco di fronte, bravo, vai. Oh, finito le... Oh! Ho buttato col golpe dai giù. Ci sono le ricariche giù qua, Comunque in questa partita, ragazzi, bisogna andare avanti, lasciare infiltrazione attiva e poi quando muori parti davanti, se ah, no... Ah, buona, vero. Perdi un botto di tempo, secondo me.
Che cosa è una situazione attiva? Il bengala. Quando muori ti fa spawnare da dove hai lasciato il bengala. Sì, raga, comunque mamma mia. E c'è un player davvero insieme ai bot. Ma sei un... Mamma mia, sclero. No way, come mi hai ammazzato, ti prego. Non ci tu sei più. Un figlio di una bottona. No, mi dissocio. Non ho capito se hai detto bottona o tipo un'altra cosa. Bottone, il bottone, però il femminile. Ah, ok, bottone. Orno dono tu Gustavi, tu te ne vai. Infiltrazione, aspetta, fia, geniale, bravo, non ci avevo pensato. Potrei averla meglio. Anche qui cambierà, Stefano. G. Anche qui. La mira cambia un botto. G, mira! Domani infiltrazione! Sull'altro giro c'avevo un più aim. Non mi caga più. Sull'altro giro, sull'altro gioco. Io non lo so, questa è la terza volta che la faccio sta partita, raga, ma... come posso dirlo? Dov'è infiltrazione? Al posto di riparo mobile devi mettere. Cioè al posto di potenza. Ah, oh! Ok. Grazie. Dimmi se funziona, eh. Raga, mi diverto troppo a scendere le scale buttandomi a pesce. Come faccio? È troppo divertente. Ma come? Oh, drone bomba in attesa. What? Metto l'infiltrazione qua. Ma... no, magari è sta figata. Me l'ha cambiato. La sostituzione di tomba. Mira, Slam, che stai facendo? Ancora dietro... no. Come nessuno... c'è stato il drone bomba, fra, ma... oh, c'è uno qua sopra, fra, Mamma, livello 20, finita. Finita l'arma, io cambio. Come si fa a pingare in questo gioco? Cecchino ora. Dai, io c'ho paura, dove stanno questi grandissimi stronzi? Certo, dai, entra nel mio Discord. Stiamo facendo invasione però, per livellare velocemente le armi. Beh, allora, Lunchman livello 20. Mettiamo un cecchino di precisione, raga. Lo proviamo? Tutti a caso. Granate stordenti. Cosa mi hai detto? Che cosa devo mettere? Infiltrazione. Razione tattica, no? Sì, infiltrazione tattica. Ah, figurati, mi usciva razione tattica. Ciao. Che bello. Non so neanche se riesco a mettere. Ciao, dama, buona domenica. Vorrete, come stai, amico mio? Tutto's good. Livello 45 sblocco io. Buona domenica a tutti! Ma come? Oh, che è sto lag? Mon, funziona di azione tattica? Non l'ho ancora raggiunta. Il cerchietto. Che palle. Cazzo, sono i nemici! Dove sono i bot? Jesus Christ, bro! Che sguagliava. Ma scusa, non ho cambiato. Mannaggia. Andiamo il cecchino. Faccelo dietro. No. Di solito queste cose brutte che dici. Fra,
ci sono i player che si mimetizzano con i bot. Cioè stanno lì nelle vicinanze dei bot. Sì, e camminano piano come i bot. Ma che cazzo fate? Grazie Cegheral per il like. Buongiorno. Arco 2, bra. Ma che... Beh, sto male. Poi vi faccio vedere una bella cosa, eh. Guardate qui che sto per fare. No, raga, io non lo livello lo scudo, cioè, boh. Guardate quante kill sto per fare. Dovrei mettere in un palazzo. Oddio. Beccato amico. No, ma lo scudo insomma come si livella effettivamente, boh. What? Il cecchino non dovrei avere problemi a livellarlo però. Cagare. Non ti arrabbiare papà. Guarda quella là dentro, va. No, però. Impossibile. Kill work bastard. Ah, questa è la mappa quella lì. Sì, sì. No, raga, con la cannoniera questo. Dai, non si fa giocare con la cannoniera. Vi prego, no. Monte, scusami un attimo, ma tu come cazzo lo stai livellando sto scudo? Con le madonne. Si figli di troia. Non in culo! No, che no, modalità di merda. Come le stai livellando? Non ho capito. Mi faccio sparare e cerco di farle kill, ma cioè... Lo scudo, cioè, io penso che sia difficilissimo da livellare. È un'agonia, fra... Veramente, ho un'agonia. Usa i punti doppi per questo, fidati. Non lo fai più. Punto, ne c'è uno in testa. Quattro co... No. No, cioè, no. No. Come ha fatto a fare hitmarker da così vicino se questo è uscito da 200 metri? C'è pure questo con la macchinetta che ha tutti i coglioni. Beh, immagino che sia una mania allo scudo comunque, raga. Dai! Beh, raga, a me non mi fanno più avanzare. Stiamo perdendo, ovviamente. Ma come c'è lo scudo? Lo scudo lo fai meglio in multigiocatore, mondo, comunque. No, almeno i bot ti sparano, se vai lì dal gruppetto, ti accovacci da lontano, ti sparano tutti. Ho subito della livella, giusto? Cosa? Basta farti colpire, eh? Sì, ti dà più 50 più 50, penso di sì. Io sto facendo così, ma sto facendo anche le kill, quindi non so. Secondo me le kill ti danno di più, ovviamente. Però, cioè, contro i bot ci vogliono 6 colpi perché c'hanno gli scudi, li cracchi, cioè, è impossibile. Boh.
uno anche in multi stamattina, lo stavo tenendo come seconda arma, me la tenevo dietro la schiena e quando mi sparavano da dietro un po' mi dava, però cioè un'agonia, un'agonia. Vieni, vieni, da. Vabbè, anche col cecchino questa partita non mi sono trovato benissimo, cioè mi sparavano da 300 parti. Quello so io, quello che è andato in aria prima. Sì, sì, ora ti invito. Oh, entra. Il 4 ce l'ho. Benvenuto nel club. Vado in bagno, va. Più o meno, sì. Dove c'hai misto bot e misto player? Per livellare più velocemente le armi, dai. Però comunque io ho l'impressione che facciano uscire prima del 16 novembre Warzone. Sì. Sì, questo mi piace anche a me. Sì, mi piace anche a me di più questo. Esatto, sono d'accordo. Raga, non mi trova più MS, qualcuno è buggato all'interno. Prova ad uscire oppure prova a passare il... Sì, passo l'host. Da, sei tu, devi... Ok, sta cercando già, perfetto. Sì, mi fa piacere, senza che mi unisci. Ciao, bello mio! Come stai, Vitto? Tutto bene? Come va? Comunque anche a voi, ad esempio, io se provo a togliere, a cambiare l'emblema, a mettere l'etichetta sotto, a cambiare il personaggio, rimane sempre questo, non me lo salva mai, anche a voi lo fa. Ma alla fine di sera non è uscita più la patch, Moontai? No. Ho letto altre robe, hanno detto il prossimo aggiornamento. Mettono tutto insieme. Two Mazer later. Two Mazer. No, almeno quello l'hanno sistemato. Minchia, cecchino a livello 27, lo devo portare. Se la mappa di Warzone 2 è così, c'è chi no, è il necessario per forza. In un, forse nel team sì, però non sempre, dai. Io penso che hanno... Beh, vi ricordate come velocizzarono pure Caldera, raga? Con i palloncini e robe varie. E io penso che comunque qualche cosa metteranno sempre. Allora.
Io sto andando dal lato destro, raga. Provo anch'io. Mamma mia. Quanti cazzo, quanti ne ho fatti, raga? Abbiamo perso il comando. Mi ha crashato. E chi è crashato? Vabbè. Come è crashato? Crashato qua. No. Non mi dire che sono un bot di merda, sì, perché sono un bot di merda. Minchia, ho usato infiltrazione, raga. Ho premuto F, l'ho annullata. Non sapevo che si potesse annullare infiltrazione. Ma guarda te. Wewe. Francia, gente sotto di te. Questo, mamma, guarda quello che ha in bottone. Nelle piante questi giocano, nelle piante questi giocano, ma che modo. Non proprio in realtà. Devi vedere quando ti loccano da lontano. C'hanno la mira fermissima comunque. Cioè c'hanno l'aimbot. C'hanno realmente l'aimbot. Ma solo io sto trovando player, porco Giuda. Ma i bot che fine hanno fatto? I non scoop entrano malissimo però, eh? Questo era un player. Ma te la do io una lezione a te. Ok. Mamma mia, raga, il cecchino in questa situazione si livella una favola. What? Mi stai un po' più contro le cose. Ti vedono entrare in modalità mirina è difficilissimo. Cioè praticamente sono nella loro base, nel
c'è nessuno. Ma come faccio a fare hit marker da lì, dai? Ah, quando faccio hit marker... Madonna, fra... gemelli siamesi. Sono alle tue spalle. La dobbiamo vincere, però non possiamo perdere. Siamo in vantaggio. C'è uno che ci sta. Ricevuto. Mi ha fatto uscire nella ruota di un mezzo. C'era che mi ha fatto spawnare nella ruota di un mezzo, ci rendiamo conto? Giustamente, poi c'è proprio così. Mortacci due. Butto una flashbang, provo perforante. Stellan. Bella vecchia. Ciao Alessio, grazie per il like, bello mio, buongiorno. Ammazza come le triti che armassi usando. Il P90. Non si chiama P90, ma... adesso ti dico subito il nome. Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa. Attimo che... si chiama PDSV 528. Bel P90, praticamente. Schifo. Sì, Alessio, ma secondo me perché non hanno pagato i diritti e quindi piuttosto che sborsare dei soldi hanno detto, sapete cosa, risparmiamo e le chiamiamo come vogliamo noi.
invece che tenere il nome originale, come Maradona in PES 2010 che si chiama Maradona. Penso c'è che giochi col carro armato, io non lo so. L'avete vinto per un soffio? Non ci ho fatto neanche caso, fra. Sì? Ma non ci ho guardato. Oggi è domenica, ok. Spero che stasera la pizzeria sia aperta. Wow, che ore sono? Faccio l'ultima e stacco, raga. The last game of the day, che poi devo mettere a posto un po' casa, che arriva la mia donzella, andare a comprare la zucca per Halloween da fare. È già un po' che ti guardo, devo farti i miei complimenti, sei davvero forte. Grazie, fra. Grazie. Apprezzo tanto, gentilissimo, bro. Mi fa piacere che ti piaccia il mio gameplay. 199. La bottina di culo ci vuole sempre, fra, In ogni cosa. Ci sta. Alla fine la vittoria nel multi, a meno che tu non sia con... il tuo team, la gente con cui giochi conta poco, la win, perché va un po' a culo con chi ti matcha insieme contro, quindi magari, bro. Ok. C'è nessuno. Piatrina presa, confermata. Richiedo di cognizione aerea. Wow. Cognizione disponibile. Bro. TT. Not bad, bro. Ma questo sta in mira fisso, puntato e avanza, guarda, guarda. GG. Sono vostro amico. Cosa state facendo? Casino. Va bene, no, capito. Almeno però servirebbero più UAV. Ma che spawn sono? Ma che spawn sono? Cioè a fianco a me. Mamma mia, che ridere.
abbiamo distrutto. CG. Ah, ma allora c'era. Non c'è un'altra porta qua. Mamma mia, che movement che c'ha questa di sotto. Aspetta, va. Allora, calcio. Oh, pugnatura. Canna. God damn, bro. No, assolutamente. Ricarico. Assolutamente. Cioè, io devo piccare la gente cross map e loro c'hanno gli assalti perché stanno fermi. Ma spiegatemi un po'. UAV nemico in... Oddio, che assalto. Sempre in due, sempre in due. È incredibile sto gioco. Nice, bro. Ricevuto, UAV distrutto. Munizione disponibile. Segnale perso, UAV distrutto. Ti rompiamo lo spawn, siamo sicuri, broski? Mamma mia.
E in ogni angolo c'è gente, c'è questo che stava a fare. Ma cosa fai? Fra, gioca, esplora la mappa, dai. Che ci divertiamo di più tutti. Ora ce l'ho fatto morire. Ma pusha bro, dai, vai. Wow. Ottimo lavoro. Ho finito munizioni, torno indietro. Non stiamo facendo un disastro qua, eh. Sì. Ah, ho fatto in due partite 14 livelli con il check-in. Madonna. Ma sempre quei bottazzi che sono. Mio Dio. Mi ha preso a cazzotti, Joe. Cioè, scusa, in Afghanistan ci sta quello che ti copre da dietro, tu dove cazzo sei? Vado a ricaricare, te l'ho detto. Non puoi lasciare un... Io stacco, regà, che devo andare. Ci becchiamo alla prossima, sperando che abbiamo fatto l'aggiornamento per giocare insieme, raga. Va bene. Ciao, Montone. Dai, buona giornata, regà. Ciao, 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 belli. Va bene, raga, io stacco, che vado a fare un po' di cosucce. Noi ci vediamo... o stasera, se non dovessimo vederci stasera o oggi pomeriggio, ci becchiamo domattina, va bene? Se non domattina, comunque ci becchiamo domani, raga, va bene? Secondo me di mattina dovrei esserci comunque, solito orario, più o meno sempre dalle 9. Va bene, io vi ringrazio per la compagnia, grazie per i like, commenti, condivisioni, le donazioni che mi aiutano sempre a continuare questo mio percorso, vi ringrazio. Vi auguro una buona giornata e un buon pranzetto, va bene? Un bacione da Monty Python. Ciao Tatoni, alla prossima, statemi bene. Ciao Alessio, stammi bene, buona giornata, ciao ciao.